Grazie. Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui con noi con questo appuntamento a cui come Osservatorio Turchia del CESPI teniamo molto. È un'occasione di riflessione importante, ma soprattutto è un momento di lancio del contributo del libro del dottor Federico Donelli, incentrato sul ruolo e il coinvolgimento strategico della Turchia in Africa. Come sappiamo, la Turchia è un paese che soprattutto ultimamente sta facendo molto parlare di sé e il testo, il contributo di Federico è senza dubbio uno strumento utile anche per cogliere le peculiarità della proiezione internazionale di Ankara, la cui relazione con l'Africa in realtà non è un dato dell'ultimo momento. Cioè, il rapporto tra la Turchia e Africa infatti ha delle radici profonde. Già nei tempi dell'impero ottomano gli interessi della Turchia, anche per questioni contingenziali verso l'Africa, erano molto forti. Un'attenzione che è andata scemando durante il periodo repubblicano e che ha acquisito nuova vitalità, soprattutto nell'ultimo ventennio. Devo dire che, come abbiamo spesso detto durante i contributi, in linea con i contributi che offriamo come Osservatorio Turchia, guardando alla Turchia, guardando alle politiche di Ankara, vi è un grosso e un forte parallelismo tra tutto ciò che è la componente interna che riflette poi il posizionamento del paese negli affari regionali, negli affari internazionali. Mi sembrava una premessa utile per appunto aprire il varco per gli ulteriori contributi. Mi preme dire, prima di passare la parola all'autore, che purtroppo il presidente Fassino si scusa, ma non può essere con noi quest'oggi per sopravvenuti impegni istituzionali. Mi rivolgo anche che a voi che ci seguite da casa, nel momento in cui ci siano delle domande o delle questioni o dei commenti che volete porre, di usare la sezione domande e risposte, appunto per iscritto, al fine G del primo giro di contributi dei nostri interlocutori qui attorno al tavolo virtuale, raccoglieremo i contributi e tenderemo appunto a rispondere. Passando la parola direttamente al dottor Donelli, appunto. Proviamo ad avviare una riflessione su quello che è l'ultimo ventennio, o meglio, il ventennio del presidente Recep Tayyip Erdogan, in cui si è dedicata molto attenzione nel rafforzamento delle relazioni con i paesi africani. Quindi da te, Federico, vorremmo capire più o meno come si posiziona la Turchia negli affari africani e soprattutto qual è la peculiarità della presenza turca nel continente. Sappiamo infatti che la Turchia non è l'unico attore presente presente in Africa, ma vi sono tutta un'altra serie di attori emergenti che hanno degli interessi specifici, dagli interessi energetici di approvvigionamento delle risorse, ma anche di posizionamento a livello di potenza nel contesto africano. Quindi, insomma, partendo da quest'ultimo periodo, il periodo dell'HP, ci piacerebbe capire il perché la Turchia oggi è in Africa e qual è appunto la peculiarità che la distingue dagli altri attori. Grazie. Grazie mille Valeria, intanto io buon pomeriggio a tutti, ringrazio il CESPI per l'organizzazione e per ospitarmi. Sono molto contento perché è la prima volta che presento questo libro, quantomeno nel contesto italiano, quindi mi fa molto piacere visto anche il momento e la situazione nei rapporti tra Turchia e Italia. Ho preparato giusto un paio di slide, giusto per far vedere anche visivamente un po' quelli che sono alcuni degli aspetti più interessanti del ruolo della Turchia nel contesto africano. Ovviamente non è una sintesi del libro, ma sono semplicemente ho cercato di mettere, di fornire alcuni elementi che potrebbero essere utili per il successivo dibattito. La prima cosa da dire, legandosi appunto a quello che è stata l'introduzione, la Turchia in Africa ha sempre avuto dei rapporti con i paesi africani, con il continente africano, però questi rapporti sono stati circoscritti in qualche modo e si vede bene da questa carta geografica dell'Africa, del continente africano, con i paesi colorati di rosso acceso. La Turchia ha concentrato le proprie relazioni soprattutto con il Nord Africa,
ovviamente dalla prospettiva, che era la prospettiva dell'impero ottomano, questo aveva senso perché era la periferia dell'impero ottomano. Verso l'Africa subsahariana, invece, la situazione era rimasta pressoché limitata ad alcuni paesi, in particolare appunto il Sudafrica, con cui la Turchia ha sempre coltivato ottime relazioni, però ecco che l'apertura vera e propria risale alla fine, a cavallo tra la fine dello scorso millennio e l'inizio del nuovo millennio. Ad approfittare di questa apertura e di un piano che era stato ideato anche da governi precedenti all'HPP, quindi in particolare a questo ministro degli esteri che era Ismail Jem aveva capito che era necessario per la Turchia aprirsi al continente africano. Abbiamo più o meno tre fasi, o quantomeno le divido sempre in tre fasi di questo rapporto, di questa apertura verso l'Africa subsahariana. La prima fase è quella del boom, quella del boom vero e proprio, cioè dell'espansione vera e propria della Turchia verso l'Africa, nel senso un'espansione dettata per lo più da interessi economici e un approccio veramente impressionante, nel senso che nel giro di pochi anni si passa da 12 ambasciate alle 42 attuali, quindi c'è un impegno diplomatico che è accompagnato però anche dalla promozione in termini di brand. E questo è un aspetto che ricorre soprattutto per i paesi medio orientali, cioè l'apertura al continente africano è sempre accompagnata dalla promozione dell'immagine del paese. E questo la Turchia l'ha fatto in varie maniere, l'ha fatto investendo molto in educazione, investendo molto nell'approccio umanitario, ma l'ha fatto anche in maniera più terra terra, aprendo una serie di rotte della Turkish Airlines. L'elemento Turkish Airlines è molto interessante perché oltre ad esserci ovviamente una giustificazione legata agli interessi commerciali, cioè l'idea che aprendo dei voli diretti con Istanbul per lo più si favoriscano i rapporti economici, i rapporti di business, c'è anche l'elemento immagine, cioè l'idea che anche da altri paesi per volare in Africa si debba passare attraverso Istanbul o si debba prendere un volo Turkish Airlines. Questo è un elemento ricorrente anche proprio nella retorica politica turca. Fino al 2011 l'impegno turco quindi si circoscrive un po' dal punto di vista diplomatico, degli interessi commerciali, dell'assistenza allo sviluppo e degli aiuti umanitari. Dal 2011 in poi c'è il cosiddetto turning point, cioè il punto di svolta legato alla crisi somala. La Turchia interviene in Somalia durante un'ennesima carestia e quasi a 20 anni dalla guerra civile e decide di impegnarsi anche politicamente. Decide di iniziare a operare da un certo punto di vista in termini anche di mediazione, giustificando il tutto dalla necessità di un intervento umanitario e di garantire la sicurezza appunto all'intervento umanitario nel contesto somalo. Da quel momento però amplia i propri interessi politici, in particolare verso l'Africa orientale, verso il Corno d'Africa, diventando sempre più uno dei diversi interlocutori esterni. Come giustamente detto in apertura dalla dottoressa Giannotta, ci sono una molteplicità di attori esterni, in particolare molti di loro nell'Africa orientale sono le cosiddette monarchie del Golfo, più l'Iran, lo stesso Israele, quindi c'è si può dire che c'è una sorta di sovrapposizione in qualche modo delle dinamiche medio orientali verso il Corno d'Africa in questa fase. In questa fase inoltre la Turchia sviluppa anche dal punto di vista della retorica un'idea nuova e un'ambizione nuova. Chiunque si occupi di Turchia sa che nell'ultimo decennio c'è questa grande ambizione di fare della Turchia un attore non solo regionale ma anche un attore globale. L'Africa è importante da questo punto di vista, è importante perché consente di creare legami e di in qualche modo anche di maturare un appoggio politico all'interno delle organizzazioni internazionali, ma allo stesso tempo l'Africa diventa un terreno in cui sperimentare anche una retorica nuova, una retorica che nel caso turco assume anche un po' i contorni di un terzomondismo, cioè l'idea, il motto tradizionale utilizzato da Erdogan, ma anche da altri politici turchi quando viaggiano nei loro incontri in Africa, nelle dichiarazioni, è sempre quella del il mondo è più grande di 5, no? Quindi c'è questa idea di farsi in qualche modo promotori anche delle istanze
dei popoli africani nel contesto di governance internazionale. Infine, l'ultima fase, che è quella più recente, è diciamo la svolta che c'è a cavallo tra il 2015 e il 2016, quindi dopo il fallito colpo di Stato in Turchia. Come sempre, chi studia la politica estera dei paesi tiene conto di una molteplicità di livelli o di fattori che influenzano le scelte di politica estera. Nel caso turco, noi abbiamo, dopo il 2016, un crescendo dell'elemento di politica interna, di politica domestica, cioè l'Africa diventa sempre più, o meglio, scusate, la politica turca verso l'Africa è sempre più funzionale agli interessi di politica interna. Si ha quel processo di AKP-izzazione, quindi di centralizzazione dei poteri nel partito, quindi attorno al partito, in particolare attorno alla figura di Erdogan e alla sua cerchia. Questa centralizzazione si riflette anche nella politica africana, cioè la politica turca africana diventa sempre più funzionale agli obiettivi del GDP, e quando si parla di obiettivi del partito di AKP si considera anche tutta quella che è la cerchia clientelare attorno appunto al potere turco. In questo senso si parla di appunto ONG legate in qualche modo ad esponenti della KP, ma anche di grandi compagnie, per lo più gruppi vicini appunto al potere, che iniziano ad acquisire sempre più potere anche nelle scelte di politica africana. Andando molto veloce, due aspetti su cui ho voluto soffermarmi: le motivazioni, quindi cosa ha spinto e cosa spinge la Turchia in Africa. La prima motivazione è la difficoltà nel processo di adesione all'Unione Europea. Non è un caso che Ismail Cem, che io ho citato in precedenza, siamo nel 98, decide di delineare questo Africa Action Plan a poche settimane di distanza da segnali negativi provenienti da Bruxelles. Cioè a Bruxelles iniziano a emergere quelli che saranno poi gli ostacoli nel processo di adesione all'Unione Europea. La Turchia allora decide di tentare un piano B, cioè diversificare i propri rapporti diplomatici. Ecco l'apertura verso diverse regioni, un piano che in quel momento non può essere attuato a causa delle difficoltà economiche e finanziarie, ma che la KP riprenderà a distanza di alcuni anni con maggiori risorse e ovviamente dando anche un taglio differente, un taglio più legato, se vogliamo, a quegli aspetti, a quegli elementi ideazionali che erano tanti cari soprattutto ad Davutoğlu. Ecco che rilancia appunto la diversificazione, una diversificazione che è, come detto in precedenza, anche economica. La Turchia va in Africa alla ricerca di guadagni materiali, e questo è un elemento che rimane costante nella politica turca africana. Ho citato Davutoğlu, credo che sia importante perché ovviamente quando parliamo soprattutto dal primo decennio AKP e della sua politica estera, forse tante volte viene anche abusato eccessivamente l'utilizzo della profondità strategica e di tutte quelle che sono le idee attorno a questa figura, a questo personaggio, però ecco che uno degli elementi centrali era quello di cambiare la tradizionale politica estera turca da un orientamento esclusivamente indirizzato verso l'Occidente, quindi verso i tradizionali alleati occidentali, verso un multiorientamento, cioè un'apertura su contesti regionali differenti. In questo gioca un ruolo anche l'idea, la percezione geografica della Turchia, che poi definisce quello che è il ruolo nazionale della Turchia nel contesto internazionale. Da paese di confine, come era una guerra fredda, a paese ponte, come si cercava in qualche modo di presentarla negli anni 90, la Turchia decide di ripensare se stessa come un paese centrale. Un paese centrale all'interno di una macro regione che va dall'Eurasia fino appunto all'Africa. Ulteriore elemento che ho già citato prima è quello di acquisire una visibilità politica sul piano internazionale. Visibilità politica e sostegno politico. E questo diventa evidente nel 2009, quando la Turchia viene eletta appunto a paese non permanente, a membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Infine ci sono altri due elementi che sono molto importanti, sono la dimensione religiosa, perché ovviamente con la KP assume un ruolo più importante rispetto a quanto non l'avesse avuto in precedenza, e quindi si cerca di sfruttare i vettori culturali, compreso appunto l'affinità religiosa con molte comunità musulmane africane,
E poi l'idea di esportare la formula turca. Cos'è la formula turca? È quel modello di crescita e sviluppo che secondo appunto i policy maker turchi potrebbe essere sposato, potrebbe venire sposato da diversi paesi africani. Ho messo di fianco la roadmap. Perché la roadmap? Perché la roadmap intende quelli che sono bene o male i passaggi chiave delle aperture turche in ciascun paese africano. Come vedete c'è molto spazio, viene dato molto spazio alla società civile. Questa è una peculiarità del coinvolgimento turco in Africa, cioè che fin dall'inizio è presente questo nesso molto forte tra la politica appunto a livello statale e quelle che sono invece le attività delle società civili, delle organizzazioni della società civile. Questo elemento è importante perché nel caso turco alcune organizzazioni della società civile sono presenti in Africa ben prima dell'intervento statale e questo fa in qualche modo da motore poi all'intervento dello Stato. Ovviamente quando parliamo di organizzazioni della società civile non si può non citare quella che è stata l'organizzazione, il movimento che ha gestito per molti anni la public diplomacy turca anche in Africa, che era il movimento di Gulen. C'è questa fase appunto di affinità, una sorta di alleanza, anche se andrebbe definita meglio, tra la KP e il movimento di Gulen. Il movimento di Gulen diventa nient'altro che appunto l'esponente principale della Turchia, il rappresentante principale della Turchia in Africa, come in altri contesti, come quello balcanico, per esempio. Il secondo step è l'aumento delle visite bilaterali. Ci sono questa serie di viaggi da parte appunto al tempo del presidente, dell'allora presidente Abdullah Gül, del primo ministro Erdogan, Davutoğlu e vari altri esponenti, tutte le volte accompagnati da imprenditori, rappresentanti appunto della società civile, personaggi famosi. Questo è un po' come appunto procede la Turchia di solito. Il terzo step è l'apertura di uffici della TICA. La TICA è l'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo Turca. La TICA diventa un'agenzia fondamentale soprattutto in quella fase post 2016, quando quel cosiddetto arretramento democratico che si sta vivendo in Turchia da diversi anni, quindi questa fase anche di autocrazia, ha portato appunto lo Stato ad avere un maggiore controllo sulle organizzazioni della società civile che operano anche in contesti esterni. La TICA diventa quindi l'agenzia chiave soprattutto sul territorio, quindi l'agenzia che controlla e coordina in qualche modo anche le attività delle varie organizzazioni della società civile. Altro step è l'apertura dei collegamenti con la Turkish Airlines, attraverso la Turkish Airlines, quindi collegamenti diretti e infine si arriva all'apertura di consolati o ambasciate. Quindi questa è un po' la roadmap che ha usato la Turchia in diversi contesti. Concludo dicendo quello che è uno degli aspetti che in questo periodo secondo me risulta più interessante, che è quell'idea turca dell'esportazione di un paradigma allo sviluppo alternativo. La prima cosa da dire innanzitutto è che come tutta la politica estera turca bisogna sempre stare attenti perché c'è un evidente mismatch tra la retorica, quindi la narrazione di politica estera e poi la realtà. Allo stesso tempo bisogna riconoscere che alcune delle idee contenute in questo nuovo paradigma alternativo stanno trovando un certo seguito in diversi contesti africani. La Turchia in Africa si presenta come un attore, come un partner neutrale che intende presentare appunto la propria formula, lo sviluppo, come una via di mezzo tra la formula comunemente detta del Washington Consensus e quella che invece è il modello cinese, che appunto dal 2000 in poi ha acquisito sempre più rilevanza e influenza nel contesto africano. In questo caso quindi la Turchia cerca di prendere un po' di elementi tradizionali dell'approccio liberal capitalista occidentale e li mette assieme, li mischia in qualche modo a quelli che sono gli elementi cinesi, a quelli che sono gli elementi appartenenti al modello cinese. Allo stesso tempo la Turchia, pur non essendo, non considerando se stessa un paese del cosiddetto sud globale, presenta degli elementi riconducibili alla South-South Cooperation. Quindi anche qui unisce diversi elementi. Sta cercando di promuovere una formula che è win-win, cioè che
porta dei guadagni tanto a chi la applica, quindi tanto a chi la promuove, in questo caso la Turchia, quanto al paese che la accoglie. Questo paradigma alternativo io lo definisco nel libro Ankara Consensus, e l'Ankara Consensus presenta un duplice volto, una duplice dimensione. Da una parte una dimensione più ideazionale, quindi appunto torniamo alla narrazione, a come la Turchia racconta se stessa nel contesto africano, e poi invece una componente più pratica, quindi più legata all'implementazione sul territorio, che appunto presenta una molteplicità di elementi riconducibili ad altri paradigmi allo sviluppo. Io termino qua, così lascio la parola agli altri ospiti. Grazie Valeria. Grazie Federico. Quando, solo una nota di colore, quando parli di Ankara Consensus e questa forte relazione tra la Turchia e la società civile, mi viene in mente il forte richiamo che dal 2015 in poi, ma forse anche prima, la Turchia ha effetto nei confronti degli studenti africani, no? È diventato anche un grande hub di formazione, per cui nelle università gran parte degli studenti in realtà arriva dai vari paesi africani. E a proposito di società civile, appunto passerei la parola a Veronica Fernandez, che è una grande conoscitrice dall'interno delle dinamiche africane. E mi piacerebbe capire qual è la percezione della società civile africana nei confronti di questi nuovi attori emergenti che stanno operando in Africa e soprattutto nei confronti della Turchia. Grazie. L'ho persa. Forse era meglio aprire il microfono, scusate. Ah, eccoci. Scusate. Grazie per l'invito. In effetti volevo proprio partire da questo, dall'attrazione che ha la Turchia per gli studenti di diversi paesi africani. Io appunto normalmente mi occupo sì di Africa, mi occupo anche di diaspore, quindi per esempio nella diaspora globale, diciamo, somala, c'è stato sempre un grande interesse per l'attrazione che ha avuto in questi ultimi anni a livello proprio studentesco, quindi la disponibilità di visti, di studiare, che c'è stata in Turchia. E questo da una parte ha aperto la possibilità per tanti di rimanere, di studiare, o alcuni sono anche rimasti per poi aprire attività, diciamo quelle più visibili come negozi, ristoranti, come attività parallela senza abbandonare, diciamo, l'attività intellettuale. E questo è stato visto soprattutto nei rapporti della diaspora, penso soprattutto a quella somala che comunque ha seguito molto queste vicende come una fase nuova. In questo periodo c'è un grande movimento, diciamo, nella diaspora somala, in cui ci si interroga su chi è questa nuova generazione di somali che è cresciuta fuori dalla Somalia perché sono figli di rifugiati post guerra civile. E quindi da una parte c'è una forte critica di quello che è tutto il portato del passato coloniale complesso di un paese come la Somalia, dall'altra invece c'è una grande apertura e interesse per il ruolo che sta assumendo la Turchia, per esempio dal punto di vista dell'attrazione che ha per gli studenti, ma anche per tante cose che, se vogliamo, sono anche un po' più piccole, che però costituiscono la vita reale delle persone. Per esempio ultimamente ho parlato con tante persone, ragazze, diciamo sotto i 25, della diaspora somala, sia negli Stati Uniti, a Minneapolis, in Minnesota, sia in Canada, per esempio, e loro notavano con favore come l'ingresso, diciamo, della Turchia abbia iniziato a creare degli altri standard estetici. Quindi mentre loro da una parte per tanti anni hanno fatto una battaglia contro le creme per sbiancarsi, che hanno tutto un portato coloniale o post-coloniale della storia della Somalia, ma anche di tanti altri paesi, hanno visto come l'ingresso di potenze terze, come la possibilità di avere altri canoni, altri modelli, e quindi trovare supporto in queste loro battaglie. Penso per esempio ad una ragazza che ha iniziato tutto questo lavoro dagli Stati Uniti a Minneapolis, e poi ha aperto una serie di pagine sui social media per promuovere una cultura contro appunto lo skin lightening, e ha trovato poi supporto attraverso l'ingresso, diciamo, della Turchia nel suo paese, la Somalia, per trasportare questi concetti in Somalia, cosa che aveva trovato molto difficile nel corso degli anni. Un'altra cosa che volevo dire, se ho ancora un pochettino di tempo, per esempio
quando parlavamo di società civile, del, appunto del ruolo che ponte si può dire che hanno avuto le organizzazioni non governative, le NGO ancora prima, diciamo che si sono radicate nel tempo e che adesso diciamo stanno raccogliendo i frutti. Tanti esempi mi vengono per esempio dal Kenya, che è un paese che conosco molto bene, perché ci sono delle zone per esempio che sono storicamente, si sentono abbandonate, si sentono molto separate dal governo centrale, sentono che la loro indigenza, la loro incapacità di ottenere comunque a livello economico un match delle loro aspettative sia dovuto alle politiche del governo centrale. Ebbene, per esempio, in queste zone, grazie all'intervento di varie organizzazioni turche o anche della stessa TICA, per esempio la popolazione nomade di Garissa ha potuto ottenere una serie di operazioni, anche semplicemente operazioni agli occhi, che non avevano mai potuto ottenere prima, e quindi c'è stato un grande successo e una lettura positiva dell'ingresso della Turchia. Ancora avevo intervistato qualche anno fa, quando il governo di Nairobi aveva rimosso alcune persone da alcuni quartieri perché voleva fare passare la linea elettrica, da dove sono arrivate l'acqua, le coperte e il supporto logistico per tutti quelli che erano stati costretti a lasciare questi quartieri, sono arrivati anche lì dalle agenzie turche, da organizzazioni turche. E tutte queste informazioni naturalmente le abbiamo trovate e tantissimo sui media turchi, che ovviamente vogliono sottolineare quanto la loro presenza sia fondamentale e soprattutto capillare, perché queste sono notizie che alla fine occupano più che altro la cronaca locale, non le troviamo sui grandi giornali, questa penso per esempio alle evictions oppure a queste operazioni della cataratta in alcune zone remote, però sono pezzettini del puzzle che poi negli stessi paesi costruiscono una relazione, una nuova identità delle relazioni con i paesi che fanno il loro ingresso in Kenya. Lo stesso per quanto riguarda l'aiuto alle comunità agricole, oppure durante il Ramadan hanno distribuito vari anni i cosiddetti kit a chi non se li poteva permettere, e anche questo in paesi in cui non avviene, non c'è questo tipo di supporto, ovviamente dalla popolazione locale, dalla società civile, ma anche soprattutto dai più giovani, che si sono sempre sentiti elementi spuri perché mancavano perché queste cose mancavano, hanno guardato con grande positività verso la Turchia. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, poi chiudo anch'io, è l'importanza che hanno avuto in questo ultimo periodo, che stanno avendo le soap opera nel plasmare l'opinione pubblica, le soap opera turche che sono state importate in vari paesi. Queste si guardano tantissimo in Kenya, quindi tutta la visione della famiglia, dei valori di una certa società, del come impostare la propria vita, in particolare penso alle donne, sono trasportati naturalmente nella vita quotidiana, perché se ne parla, se ne discute, sono un argomento di conversazione. E addirittura in Etiopia sono addirittura doppiate in amarico. E anche questo è un altro tassello che volevo sottolineare del soft power della Turchia. Ultimissimo, perché una cosa di cui mi sono occupata e che mi ha molto appassionato, è da quando Istanbul ha iniziato a ospitare la Modest Fashion Week. Anche questo in vari paesi africani, penso ancora il Kenya, la Somalia, la Tanzania, ha avuto un successo pazzesco, perché è proprio da lì, quindi da queste passerelle, da queste sfilate di moda, che poi si è iniziato a ricevere degli stimoli sul look, sulla moda, sul come presentarsi, diciamo, nei contesti anche social, perché sono quelli che vengono più utilizzati, quindi le influencer utilizzano questi modelli per raccontarsi, per raccontare la loro vita quotidiana. E quindi anche lì tutto quello che era mancato nel darsi degli strumenti anche di, passatemi il termine, di bellezza o di raccontare il proprio quotidiano o di fare vedere che cosa manca e del dove andarla a trovare, anche in questo la Turchia si è riuscita a posizionare. Quindi sul fronte del trucco, dell'abbigliamento, diciamo del raccontarsi, sta avendo un ruolo sempre più importante, perché basti pensare a questo evento, a tutto quello che a cascata ha trasformato sui social media degli influencer di questi paesi, o addirittura se ne parla anche su Clubhouse, no? Ci sono delle chat in cui si parla di quanto sia stato importante vedere in alcuni paesi che sono considerati ponte, quindi per esempio la Turchia, la propria moda, il proprio esistere al di là dei propri bisogni più primari,
come quanto sia stato importante nel plasmare la visione di sé anche a livello internazionale, perché questo è un tema di cui si parla tantissimo adesso, penso al Kenya, alla Somalia, alle varie diaspore, della chi si è in rapporto a come ci si riesce a raccontare sui social media. Quindi da una parte fondamentale è stato l'investimento dove c'è nella banda, quindi nel poter utilizzare internet in un modo continuativo, ma dall'altro poi ci sono tutti i modelli estetici in cui inserirsi in questo vuoto, che è stato un vuoto molto colpevole, è stato molto apprezzato, e questo l'ho visto in particolare nelle nuove generazioni e tantissimo anche nella diaspora, perché se quel vuoto è stato addirittura amplificato, perché nei paesi in cui stanno, e penso appunto agli Stati Uniti o al Canada, è molto chiaro quanto ci sia stata, almeno così viene letto, una sorta di volontà nel non volerlo vedere e non volerlo investire. E infatti loro dicono: noi siamo un mercato e ci sono paesi come la Turchia, ma non solo, che ci vedono in quanto tali, come consumatori, come figure complete, come attori globali che possiamo muoverci in un contesto molto più ampio. Interessantissimo, grazie Veronica. Assolutamente informazione utile di prima mano, insomma, per cogliere dall'interno davvero come i messaggi passano. Passerei adesso la parola a Giovanni Carbone, che appunto ha letto dalla prima all'ultima pagina il testo di Federico Donelli e quindi è in grado di raccontarci qualcosa in più, insomma, anche per chi non l'ha letto. E soprattutto vorrei che si partisse da una riflessione di quella che viene definita la corsa verso l'Africa, no? Quindi che è importante, in questo contesto si inserisce la Turchia, ma si inseriscono anche tutte delle dinamiche internazionali, di attori emergenti che un po' riflettono anche quello che succede nelle dinamiche globali. Grazie Giovanni. Grazie a voi. Sì, l'ho letto appena in tempo, perché ho finito ieri sera, temevo di non fare in tempo, ma mi ha molto aiutato il fatto che è proprio un bel volume. Tra l'altro, come Federico sa, è il secondo suo libro che leggo in poco tempo ed è sempre tempo ben speso, perché lui è bravo, bisogna riconoscerlo, e anche perché il tema è caldo, il tema del non solo della Turchia, ma del grande Medio Oriente, diciamo, nel Corno d'Africa in particolare, o nell'Africa in senso più ampio. E credo che in aggiunta sia anche importante questo tipo di incontri, perché è opportuno che anche da noi, anche in Italia, si sappia che non c'è solo la ormai famosissima storia della Cina in Africa, no? Quando io parlo con persone che non si occupano di Africa, se non la prima, la seconda cosa che viene detta è sempre: ah, ma lì ci sono cinesi dappertutto, no? Questo, ok, lo sappiamo, viene spesso esaminato, però non c'è solo la Cina, ci sono tutta una serie di altri paesi che da tanti anni partecipano a quella che ha introdotto come la corsa internazionale all'Africa. C'è una serie di termini anche che vengono utilizzati per questo no, affannarsi ad esserci a partire almeno dall'inizio 2000. E da questo punto di vista, peraltro, la Turchia è un caso interessante anche perché è un caso pioniere, perché Federico ci ha dato una tempistica che parte da dopo il 2000, ma in realtà, come nel suo libro, non ha avuto tempo qui, ma nel suo libro lo mette in luce molto chiaramente. L'iniziale apertura turca verso l'Africa è del 1998, e negli anni 90 pochi guardavano all'Africa, era quell'Africa considerata persa, poco interessante. Ci andava la Cina, che cominciava ad andarci, peraltro sfruttando proprio questa assenza di altri. E quindi è un paese che parte presto, anche se poi l'attuazione di questa politica arriva qualche anno dopo. E questo peraltro mi ha portato a fare qualche riflessione abbastanza azzardata su un possibile parallelo, raffronto con l'Italia. Azzardata perché senz'altro i due paesi sono estremamente diversi, no? Italia e Turchia, però qualche spunto utile forse lo può dare per discuterne tra di noi, per sentire cosa ne pensa Federico. E farei quindi queste considerazioni di partenza. Anzitutto, la Turchia in Africa, di cui Federico esamina l'evoluzione temporale, le motivazioni, le caratteristiche dell'intervento, gli strumenti utilizzati, i successi e i limiti. La Turchia in Africa parte da zero, diciamo, e lo dice, credo che utilizzi anche questa espressione. Sì, c'è il lontano legame ottomano, viene rievocato, anche utilizzato come rapprochement neo-ottomano,
ma riparte da zero, avendo sostanzialmente perso i contatti con quella regione. E questo è un primo aspetto, dopo ritorno su questo. Secondo, il focus principale della Turchia è il Corno d'Africa. All'interno di un'Africa su cui si getta anche la rete più ampia, però il Corno d'Africa sta al centro dell'attenzione turca. Terzo, gli strumenti che vengono utilizzati sono le ambasciate, abbiamo visto il moltiplicarsi di ambasciate in paesi africani, le visite e la diplomazia personale di Erdogan. Magari dopo Federico vuole tornare su questo aspetto, le connessioni aeree di Turkish Airlines, l'apertura di una base militare a Mogadiscio, le scuole guleniste, tutta una serie di altri strumenti. Quarto, il tema del che cosa porta a casa la Turchia da tutto questo e almeno in una certa misura la politica turca ha degli elementi di successo come immagine internazionale, almeno per una certa fase, come aumento dei commerci, ad esempio. Che cosa fa l'Italia? Proviamo a guardare un po' che cosa abbiamo fatto noi in questi anni, come ci differenziamo, per contrasto, per politica italiana in Africa, per come la vedo io, poi qua gli altri relatori potranno obiettare o completare. La politica italiana in Africa, a mio modo di vedere, riparte dopo un lungo disimpegno che era stato avviato negli anni 80 e 90, riparte nel 2013 con l'iniziativa Italia-Africa e nel periodo 2013-2017 dà avvio a tutta una serie di iniziative che, se volete, dopo vi elenco anche, ma è un punto di svolta, non così netto come quello turco, ma comunque di maggiore attenzione. Per darvi un solo esempio, noi non abbiamo mai mandato un nostro presidente del Consiglio in Africa subsahariana dal 1985, Bettino Craxi, fino al 2014, Renzi, con la sola eccezione di Romano Prodi nel 2007-2008, credo, ma che andò a visitare in realtà l'Unione Africana, diciamo. Quindi in visite bilaterali non abbiamo mai mandato uno per 30 anni. Dal 2014, da Renzi poi, ci sono state 7 visite di nostri presidenti del Consiglio. Quindi l'Italia riparte 2013, no? Abbiamo detto Turchia 1998, Italia 2013. Il corno anche per noi è importante, è centrale, abbiamo una storia di colonizzazione del corno e anche per noi è in parte un riavvicinarsi, anche se l'interruzione non era stata così marcata come quella turca, direi. Terzo aspetto, gli strumenti, quali sono gli strumenti che abbiamo messo in campo noi? Abbiamo messo in campo 7 visite di primi ministri che prima non facevamo, abbiamo aperto 5 nuove ambasciate, inclusa la riapertura di quella a Somala, le altre sono nel Sahel. Abbiamo aperto una base militare a Gibuti, abbiamo avviato una missione militare in Niger. Una grossa differenza rispetto alla Turchia è che noi non abbiamo ben poco, diciamo, da celebrare come le nostre iniziative, i successi sono difficili da andare a trovare. Se andiamo a guardare, ad esempio, lo sviluppo dei legami e delle relazioni economiche, per quanto ne so io, è molto contenuto, c'è stato un aumento, ma è molto contenuto, non sulla scala di quelle turche. Forse anche sul tema delle migrazioni si potrebbe cercare di capire l'efficacia della missione militare in Niger, che aveva quell'obiettivo lì, ma che forse, diciamo, la riduzione delle migrazioni era già avvenuta. Allora, torno a questo tentativo di parallelo. Qual è la differenza di lettura, diciamo, provare a leggere questo parallelo? Qual è la differenza? Quali sono le differenze principali che possono forse spiegare questi diversi risultati? Uno possibile elemento è la tempistica. La Turchia si avvia nel 98, noi nel 2013, dicevo. Erdogan visita l'Etiopia e il Sudafrica, sono informazioni che ho scoperto dal libro di Federico, nel 2005. Renzi va giù nel 2014, ballano 10 anni. 10 anni dopo l'Africa è già più affollata di presenze stranieri. Straniere hanno, come si dice, la coda alla porta di paesi che siano India, Giappone, ovviamente la Cina, gli europei che ci si riaffacciano. Forse c'è, non sicuramente c'è spazio, ma non tutto quello spazio che c'era prima. Secondo aspetto, la Turchia è un paese emergente e forse è inevitabile, o era inevitabile, che ci fosse una differenza marcata tra, appunto, un paese emergente con lo slancio della Turchia dei primi anni 2000 e delle sue elite emergenti e l'Italia, che non è un paese emergente, che forse non sprigiona quell'energia. Terzo aspetto, ma questo è secondo me l'aspetto chiave, e chiedo a Federico, agli altri, che cosa ne pensate, è che in Italia il passaggio che non si è riusciti a fare è
quello dell'interesse pubblico barra politico, cioè è mancato una capacità di tematizzare l'Africa e le nostre relazioni con l'Africa, è mancata una sia nel discorso pubblico che in termini di presa in carico politica. Nonostante in quella fase in cui dicevo dal 2013 al 2017 sicuramente c'è stata attenzione dei governi che prima non c'era, ma non è diventata una cosa sufficientemente, che ha permeato sufficientemente, cioè che è stata da un lato, che è diventato un tema politico, diciamo, non se l'è caricato sulle spalle e l'ha messo in mostra il governo, né ha avviato una discussione pubblica, è rimasta una cosa molto di nicchia. Se pensiamo alla Turchia, la Turchia all'opposto ha abbracciato con Erdogan e il suo governo completamente la causa, la politica africana. Questo è appunto quello che mi pare di leggere, no, dal volume. Erdogan visita Mogadiscio, Federico enfatizza l'importanza di questa visita anche sul piano personale di Erdogan, che porta lì la famiglia e quant'altro, durante un momento tra l'altro di carestia in Somalia, quindi viene colpito anche per questo. È il primo leader non africano a visitare la Somalia da 20 anni. E poi il tema Africa viene tematizzato internamente. C'è un passaggio interessante del libro di Federico in cui dice il tema Africa diventa quasi una domestic issue, cioè un tema interno del discorso pubblico turco, che è una cosa per noi, no? Immaginate quanto è lontano da noi, e mettere un aspetto che potrebbe essere più avvicinabile, che sono quello che avviene in Francia, dove si mastica di più di Africa, diciamo. Questo mi sembra che appunto sia stato un fattore chiave. Magari qualche riflessione la può aggiungere Federico. Poi volevo aggiungere qualcosa, non ho visto i tempi, ma prendo ancora 2 o 3 minuti, sulla Somalia. E perché? Perché da un lato colpisce l'ampiezza dell'investimento politico che è stato compiuto dalla Turchia sulla Somalia, la ricostruzione che viene fatta nel libro, ed è una scelta unica, eccezionalmente originale, anche affascinante per questo, perché tra i paesi esterni, le potenze esterne, i donatori si sarebbero fermati al Kenya e all'Etiopia, insomma, più di tanto in Somalia non ce lo vai a mettere il piede per mille ragioni, perché non ha interessi economici, perché è pericoloso e quant'altro. Quindi da un lato è molto interessante questo focus sulla Somalia, che c'è nella politica turca e c'è nel tuo volume, però qua c'è l'altra faccia della medaglia e anche per certi aspetti una critica, se vuoi, su cui aspetto vorrei una tua risposta. Cioè c'è un tuo focus quasi eccessivo sulla Somalia, e allora ti chiedo, è perché ci sono pochi altri casi empirici? Tu menzioni di passaggio una serie di altri paesi africani, dal Mozambico, l'Angola, lo Zimbabwe, che sono interessanti perché non musulmani, il Sudan, il Senegal, il Niger, la Mauritania, che sono invece musulmani, ma c'è poco da dire o di fatto da parte della Turchia oltre la Somalia, e quindi per questo torni a focalizzarti enormemente di più sulla Somalia? Oppure si è ricercato meno, quindi ci sono meno informazioni, ma in realtà la Turchia ha fatto un bel po' anche fuori dalla Somalia, che pure indubbiamente resta il caso focus. Oppure invece è una tua scelta, peraltro la tua prospettiva del resto non è dal terreno, legittimamente è da Istanbul, da Ankara, guardi la politica turca e non dal terreno dai diversi paesi africani. Va bene, io mi fermerei qui, poi volevo dire qualcosa in realtà anche sulle risposte dei paesi africani alla politica turca, qualche così, quesito che ho, però se c'è tempo dopo, se c'è interesse ad affrontarlo. Grazie mille, sicuramente penso avremo tempo per fare un secondo mini round di risposte, insomma, anche da parte di Federico. A proposito del parallelismo Italia-Turchia, mi viene in mente la liberazione della cooperante italiana Silvia Romano, no? Quindi un grande esempio anche di cooperazione strategica tra Italia e Turchia in paesi terzi, quindi l'Italia che fa riferimento a questa capacità e forte penetrazione della presenza turca in determinati contesti, e quindi ha portato alla liberazione della cooperante. Ma è appunto un'ulteriore nota di colore. Passerei adesso la parola all'ambasciatore Stefano Manservisi.
Appunto, nelle prime battute il dottor Donnelly ha fatto riferimento al ruolo dell'Unione Europea, ossia questo rapporto molto travagliato tra Turchia e Unione Europea che avrebbe portato la Turchia a rivolgersi altrove. Passerei da questo punto, partirei da questo punto per avviare una riflessione in merito. Grazie. Grazie, grazie mille per l'invito e complimenti a Federico Donnelly per il libro che confesso non ho potuto leggere tutto quanto, però voglio dire, visto che è ben strutturato, mi pare di aver colto l'essenziale e grazie per la presentazione molto chiara e molto articolata. È vero che, diciamo così, le scelte di Ismail Cem alla fine degli anni 90 sono un cambio di passo, ma sono più un cambio di passo rispetto alla politica kemalista di prima. Il vero cambio di passo rispetto all'Unione Europea è quando il processo e il dialogo sull'allargamento diventano sempre meno credibili, cioè a partire dal 2008-2009 e accelerato nel 2013 per i noti motivi. Però è chiaro che c'è questa dinamica. Io però suggerirei alcune riflessioni sul metodo turco, perché si insiste molto sulla questione un po' ideologica e anche del modo di presentarsi. Io credo che ci sia un metodo turco che in realtà sia credibile perché è stato considerato credibile da molti partner africani, perché in realtà era un po' europeo e un po' autonomo. Cioè la credibilità dell'azione della Turchia era vista con un grande interesse in Africa, perché è un paese visto con un piede in Europa e con un piede, diciamo, ancora fuori, come paese emergente. La combinazione di questi due aspetti è un valore aggiunto fondamentale, perché dà alla tipologia dell'intervento turco una modernità occidentale senza portarsi dietro, diciamo, tutto quel bagaglio ideologico di complessi postcoloniali, eccetera, che appesantiscono non poco la riflessione sullo sviluppo, sulla cooperazione allo sviluppo, sulla cooperazione internazionale. Nonché la qualità della cooperazione turca, cooperazione in senso lato, intendiamoci bene, che sia cooperazione umanitaria, che risponde perfettamente agli standard europei, e che sia invece cooperazione nel senso di investimenti di imprese, vengono fatte con un valore aggiunto europeo e un'etichetta europea che è evidente, che fa che ha un valore enorme per i paesi partner, perché gli dà una garanzia di prodotti e di standard che sono conosciuti, perché sono quelli europei, senza però portarsi dietro una certa pesantezza di quella che è la cooperazione e gli investimenti europei. Europei essendo istituzioni o stati membri, poco importa. Quindi diciamo c'è una caratteristica, secondo me, che è particolarmente importante, secondo me anche nella mia esperienza, avendo viaggiato in Africa in lungo e in largo e avendo incontrato sistematicamente i rappresentanti turchi che sono attivi in Africa, che ha che merita di essere sottolineato. Il secondo aspetto è, come è stato detto, come è stato sottolineato, la capacità di fare sistema. Un fare sistema che non è il fare sistema pesante cinese, ivi compreso, diciamo, l'opacità cinese nei prestiti e soprattutto nel finanziamento allo sviluppo, ma nel fare sistema tra i grandi conglomerati, le grandi holding turche, i servizi più o meno pubblici come la Turkish Airlines e come la gestione delle grandi infrastrutture e la capacità di mobilizzare delle capacità imprenditoriali in maniera molto rapida. E di farlo, devo dire, con un approccio molto diverso da quello cinese, perché è fatto formando quadri e formando capacità locali, almeno era diverso da quello che era l'aspetto cinese all'inizio. Adesso anche i cinesi in realtà fanno molto di questo. Altro aspetto è la crescente credibilità della Turchia come donatore. Vorrei far notare che nell'ultimo rapporto del DAC, pubblicato 10 giorni fa, la Turchia nel rapporto PIL, aiuto pubblico allo sviluppo, è il secondo donatore al mondo.
ha raggiunto l'1,12% del PIL, è il secondo donatore al mondo. Se fosse un paese membro dell'Unione Europea, in volume sarebbe il quinto. Quindi ha un peso specifico importante. Poi naturalmente andiamo a leggere all'interno e vediamo che l'80% è in Medio Oriente, cioè è in Siria, è nella gestione dei rifugiati siriani, è in un'altra parte del mondo. E la parte di aiuto allo sviluppo turca che va in Africa è molto limitata, perché è poco di più di un centinaio di milioni. Però rimane il fatto che lo standing turco come donatore che fa un mix tra umanitario, che è la parte più importante, e finanziamento allo sviluppo attraverso una presenza imprenditoriale, è crescente, è visibile. E questo è importante perché questo, diversamente dalla Cina, rafforza questo essere della Turchia europea e emergente da sola. Insisto, perché sono tutti elementi che vanno letti insieme. Questo elemento qui, d'altra parte, ed è stato forse la sola cosa che non è stata sottolineata, almeno finora, ma giusto per dimenticanza, perché nel libro mi pare ci sia, fu la PIL che la Turchia ebbe nei grandi rivolgimenti del 2011, soprattutto in Africa del Nord, laddove il modello turco, cioè di uno Stato laico che si stava ricongiungendo con le sue radici culturali islamiche, aveva offerto a molti movimenti in Africa del Nord e soprattutto nel mondo islamico un aspetto di modello. Tant'è vero che Erdogan aveva presentato questo modello, che sostanzialmente era quello della fratellanza musulmana in realtà, in vari di questi paesi, soprattutto attecchendo in Tunisia e in alcuni altri paesi. Però, voglio dire, questo è stato vanificato rapidamente, però in questo aspetto la Turchia, come sempre, si è mossa come sistema paese, cioè ha portato non soltanto il presidente, non soltanto le ambasciate, ma ha portato immediatamente investimenti. In Algeria, in Tunisia, sono importanti. D'altra parte, la presenza turca è molto più importante quantitativamente in Nord Africa che in Africa subsahariana, dove rimane relativamente limitata in termini di presenza quantitativa. Quindi, voglio dire, c'è anche questo aspetto che la capacità di muoversi come sistema, la capacità di essere europeo e emergente, la capacità di certificare, diciamo, la sua azione secondo degli standard internazionali e secondo anche una relativa trasparenza, diciamo così, che in realtà per gli africani era del tutto sconosciuta nel loro gestire i rapporti con i grandi nuovi presenti del Global Sud, come la Cina, come l'India, come anche il Brasile. Tutti questi sono degli aspetti che meritano di essere sottolineati, perché sono molto importanti. Ora, lo sviluppo verso la Somalia e verso quella parte dell'Africa in realtà è motivato da una serie di altri obiettivi che sono stati ricordati non molto, e cioè in realtà la presenza e l'influenza sul Mar Rosso. Ed è una costante che la Turchia ha sviluppato, inventandosi l'antica presenza nell'isola in Sudan, rilanciando la presenza dei vecchi contuar turchi che c'erano sulla costa del Mar Rosso in Eritrea. Non dimentichiamo che l'Italia, quando ha preso il controllo di Assab e di Massawa, ha sconfitto, diciamo così, quel che restava di una presenza egiziano-turca, diciamo, no? E ha cercato di ricostruire, in antagonismo con quello che era la tensione, in particolare con il mondo sunnita dell'Arabia Saudita e degli Emirati, una qualche forma di contraltare insieme con il Qatar. I finanziamenti che sono mobilizzati in Somalia sono in grande parte di provenienza qatarina, in realtà. E mostrano la volontà, d'altra parte esplicita, di appoggiare l'unico paese che in un qualche modo ha mantenuto dei rapporti con il duo Turchia-Qatar,
che ha portato all'elezione del presidente Formaggio in Somalia e che ha portato a una serie di incidenti che si possono anche ricordare nelle relazioni più storiche tra la Somalia e l'Arabia Saudita, in particolare gli Emirati. La logica della presenza turca in quella parte del mondo, in particolare in Somalia, inclusa sul piano militare, è in soldoni da ricondurre molto a questa dinamica. Ora, è una dinamica che a noi come europei o come italiani può interessare fino a un certo punto, però che specifica per quale motivo, diciamo così, sono più lì come presenza turca che non nel Sahel, ad esempio, dove ci potrebbero essere degli elementi di interesse, ancorché i turchi comincino a interessarsi anche al Sahel. Quindi questa è una seconda serie di elementi che volevo mettere in discussione, o perlomeno in informazione. C'è un terzo aspetto, che è quello che è sempre complicato da trattare, di che cosa si potrebbe fare insieme, Italia e Turchia, se vogliamo, ma anche Unione Europea e Turchia. Piccola parentesi, la presenza italiana in Africa, in realtà, mi permetto di dire, è molto più importante di quella che è stata descritta, perché se prendiamo una presenza dell'Italia individualmente, certo ci sono un sacco di limiti, ma la presenza dell'Italia attraverso l'Unione Europea è stata sempre molto più importante. Quindi per fortuna che l'Italia era molto più presente, poi si può discutere se l'Italia ha costruito autonomamente, come la Francia, come altri, su questo siamo anche d'accordo. Però la presenza italiana è rimasta molto importante in Africa, non è che abbia costruito dal nulla. Però diciamo così, con queste caratteristiche della presenza turca, con queste caratteristiche del suo modo di fare, ci potrebbe essere una forma di collaborazione tra Italia e Turchia e tra Unione Europea e Turchia, sì o no? Io sono convinto di sì. Sono convinto di sì per motivi e politici che magari affrontiamo in una seconda parte, ma anche per motivi di convergenza obiettiva. Nel senso che in Somalia Italia e Unione Europea, Italia ha una base militare essa stessa, ma l'Unione Europea e quindi l'Italia con l'Unione Europea è occupata da 10 anni a sostenere la ricostruzione dello Stato somalo, la ricostruzione delle capacità militari, il finanziamento dell'Unione Africana, dell'operazione AMISOM, che tende a sconfiggere gli Shabab e il terrorismo in Somalia, e in cui Unione Europea, Italia e Turchia fanno esattamente la stessa cosa in parallelo. Però non si è riusciti mai a creare un dialogo che possa permettere di creare delle sinergie. L'Unione Europea fa del training, la Turchia fa dei training, anzi ha un'accademia di formazione dei giovani soldati e militari somali, esattamente come l'Unione Europea sta facendo o cerca di fare, secondo me con minor successo, perché è più frammentata. Ora, ci sono... Diciamo, in questo essere della Turchia in Africa, io vedo una serie di sfide all'Unione Europea per poter mettere insieme delle forme di collaborazione e di cooperazione che sul piano, diciamo, della cooperazione allo sviluppo, prendiamo la Somalia, ma prendiamo anche l'Etiopia, dove la Turchia è molto presente con investimenti privati e con una presenza politica importante. Si potrebbe in un qualche modo creare delle sinergie, visto che siamo entrambi impegnati a sostenere diciamo, il progetto politico di ridefinizione della Federazione Etiope e adesso soprattutto a contenere, diciamo così, e soprattutto a riportare una certa stabilità dopo il conflitto nel Tigray. Abbiamo in Nord Africa una serie di diciamo così, di dossier aperti in Tunisia e in Libia, in cui obiettivamente Unione Europea e Turchia sono dalla stessa parte, però non si riesce a creare quel link, diciamo, che possa permettere uno sviluppo di sinergie, diciamo così, senza andare troppo lontano a che ognuno debba assumere completamente il progetto dell'altro. Però obiettivamente quello che io voglio dire con questo è che nelle difficoltà che sperimentiamo in questi giorni, in questi mesi, ormai in questi anni, delle relazioni tra l'insieme dell'Europa e anche l'Italia, viste le ultime dichiarazioni in particolare, e la Turchia,
credo che l'Africa sia un terreno dove Turchia e Unione Europea possano collaborare molto più facilmente di quanto non lo possa fare Unione Europea e Cina, almeno al momento, e anche India, in definitiva, che seguono delle strade, dei modelli e delle vie che sono molto più distanti dai nostri standard. Quindi inviterei a riflettere un attimo e quindi magari approfondire insieme anche nel seguito che cosa una esperienza comune che si sta facendo come italiani europei da un lato e come Turchia e come turchi dall'altro, considerando ad esempio che i soggetti turchi, i grandi conglomerati che operano in Africa sono fortemente integrati nelle supply chain europee, sono fortemente integrate con gli investimenti esteri italiani, ad esempio, no? Quindi, voglio dire, cerchiamo di anche introdurre quest'altro elemento della discussione, cioè la Turchia è in Africa per tutta una serie di motivi che Federico ha illustrato molto bene, che altri hanno contribuito ad amplificare, però credo che ci sia anche un aspetto di si può fare di più insieme in Africa, perché in fondo le motivazioni e il ragionamento che ci porta a essere presenti in Africa non sono così distanti. La Turchia applica un modello che in inglese si dice whole of the country, che è molto più efficace, diciamo così, di quello europeo, però che è basato su una serie di commonalities su cui secondo me si possono aprire dei dialoghi molto interessanti nell'interesse africano, ma nell'interesse anche mutuo, e magari anche a inventare delle forme e dei tavoli di dialogo che sono più periferici rispetto a quello che attualmente crea tensione, ma che possono contribuire a creare quel mutual trust che è un po' quello che manca oggi nelle relazioni euro-turche. Quindi l'Africa può essere non già un terreno solo dove ci si confronta, ma forse anche un facilitatore di dialogo tra Unione Europea e Turchia. Grazie. Grazie ambasciatore, ce lo auguriamo tutti, insomma, di agevolare il dialogo tra Turchia e Unione Europea. E in realtà lei ha già risposto a una domanda che un amico da casa aveva posto. E, appunto, ritornerei a Federico Donelli per iniziare un secondo round di tavolo, magari rispondendo ad alcune domande che sono arrivate anche agli spunti di riprendendo anche dagli spunti di riflessione degli altri relatori. Io ti propongo una domanda di un ascoltatore che fa riferimento alla relazione tra Turchia e Cina. Dice quanto la presenza della Turchia in Africa in realtà può disturbare i progetti della Cina. E poi la percezione di questa presenza turca in Africa come progetto imperiale, con quali mezzi è sostenibile, secondo te? Allora, intanto ringrazio tutti e tre per i commenti, tutti e quattro per i commenti e l'analisi anche al mio lavoro. Quindi prendo un po' spunto dai commenti che ho ricevuto e rispondo anche alla domanda. Riguardo ai commenti, unirei il discorso sull'importanza del Mar Rosso e la Somalia. Giovanni lo sa perché ha avuto anche modo di leggere altri miei lavori che riguardano proprio queste interazioni di sicurezza tra i paesi appunto della sponda orientale del Mar Rosso e i paesi della sponda occidentale, quindi tra paesi africani e paesi del Golfo, o più in generale medio orientali. La scelta della Somalia è caduta più che altro perché la Somalia stessa è diventata un laboratorio per i policy maker turchi, nel senso che io sono finito ad occuparmi, di Turchia in Africa perché stavo cercando di studiare quello che era l'approccio di policy making turco, l'approccio anche dal punto di vista umanitario della Turchia in contesti di crisi o post-crisi. Da lì è nata appunto lo studio del caso somalo. Ma come è nato da parte mia lo studio del caso somalo? Da parte di decisori politici turchi, la Somalia ha rappresentato veramente un luogo in cui provare a sperimentare strumenti nuovi, idee nuove. E perché era diventato un laboratorio? Per il semplice motivo che in Somalia in quel momento non c'era nessuno. Nel senso che la Somalia ha dato la possibilità, in poche parole, alla Turchia di operare in maniera del tutto autonoma senza dover rendere conto a troppi stakeholders. Ovviamente c'erano dei
altri stakeholders interni e di contesto, quindi regionali come l'Etiopia, l'Unione Africana, il Kenya, però diciamo attori extra regionali in quel momento non ce n'erano. E quindi la Somalia da un certo punto di vista può essere, in questo senso, non voglio dire che può essere assunto a modello per altri paesi, però dal punto di vista dello studioso ovviamente mi ha fornito molti più elementi, molto più interesse. Il discorso poi invece sulla domestic issue e sulla comparazione molto interessante tra Turchia e Italia, effettivamente ci sono tantissimi elementi e da questo punto di vista io sono molto d'accordo con l'ambasciatore, cioè che secondo me basta solo trovare la chiave interpretativa giusta, ma come vengono letti adesso, cioè elementi di una competizione inevitabile, possono diventare tranquillamente elementi da sfruttare per una cooperazione, per una collaborazione altrettanto inevitabile. Il discorso della domestic issue si lega poi alla politica interna turca, cioè la politica interna turca, come sanno tutti quelli che si sono occupati di Turchia in vario modo negli ultimi anni, ha vissuto una fase di profondo cambiamento anche dopo quel 2008, quindi quella data che ha citato l'ambasciatore, quindi quella data in cui in qualche modo diventa evidente, no, la difficoltà di membership nell'Unione Europea. La Turchia inizia a mutare dal punto di vista interno e soprattutto c'è la centralizzazione forte prima all'interno del partito, quindi la KP diventa sempre più un partito di Erdogan e poi la Turchia al tempo stesso diventa sempre più un paese della KP in qualche modo, o comunque un riflesso della KP, automaticamente la Turchia e il governo KP necessita di che cosa? Necessita di storie di successo da vendere al proprio elettorato. E la Somalia per lungo tempo è stata una storia di successo, è stata una storia in cui alimentare, non mi piace tanto enfatizzare sul discorso appunto imperiale, neoimperialismo, questi discorsi perché poi lasciano molto il tempo che trovano, però c'è una componente del bacino elettorale che è fortemente nazionalista e fortemente guarda con interesse a questa retorica della grandeur turca. Ecco che la Somalia in quel frangente è diventata appunto la storia di successo, se ne è parlato molto di più di altri paesi africani, la visita di Erdogan ha assunto una rilevanza a livello globale dal punto di vista mediatico. E quindi la Somalia in qualche modo è diventata appunto un caso, dal mio punto di vista, un caso studio molto interessante, che poi ho allargato ovviamente a tutto il Corno d'Africa e alle interazioni con UAE, Qatar, Arabia Saudita e via dicendo. Dal punto di vista invece del rapporto con la Cina, ecco che il rapporto con la Cina è molto particolare, nel senso che la Turchia ha questo appunto approccio che è una via di mezzo, si presenta come una via di mezzo e per esempio parlando appunto a livello con appunto con i consumatori, anche se non mi piace questo termine, però i consumatori africani, l'idea è che le merci turche appunto abbiano degli standard molto più vicini a quelli occidentali e costino meno di quelle occidentali, ma siano meglio fatte rispetto a quelle cinesi. E quindi si pongono anche dal punto di vista del mercato in una via di mezzo. E questo li ha agevolati e li agevola. La Cina non considera, secondo me, la Turchia un competitor reale. La Cina ha altri interessi, ha aperto una base anch'essa a Gibuti, che è la prima aperta al di fuori dei confini cinesi, subito dopo ne ha aperta una al Giappone, a poche miglia di distanza c'è la base americana, quindi credo che lì si giochino un po' dinamiche più a livello globale, però sotto queste dinamiche di grandi potenze ovviamente ci sono queste potenze medie, o anche potenze piccole come gli Emirati, che sono attivissimi, che in qualche modo potrebbero andare contro gli interessi cinesi. Gli interessi cinesi sono quelli di garantire la stabilità per i propri progetti, perché stanno facendo, hanno fatto ingenti investimenti per la via della seta marittima, il Corno d'Africa diventerà la porta al mercato africano, quindi sarà fondamentale,
da questo punto di vista, onestamente, io più che la Turchia vedo un altro paese che è molto attivo nel contesto, che appunto sono gli Emirati. Ecco che gli Emirati da diversi anni hanno avviato questa strategia dei porti, questa string of ports, che dovrebbe in qualche modo o potrebbe diventare competitor appunto del progetto cinese dal punto di vista commerciale, ovviamente. Altri aspetti su cui vorrei dire giusto due parole. Io ritengo che il discorso della Turchia con un piede in Europa sia molto utile quando si va a parlare in Africa per i turchi, nel senso che è anche quello un elemento di appeal, cioè il fatto che la Turchia sia un membro dell'Alleanza Atlantica, che la Turchia comunque porti avanti un processo di adesione, sono tutti elementi che danno più fascino, se vogliamo, alla Turchia rispetto ad alternative. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che appunto la Turchia giochi anche molto su questo piede o mezzo piede dell'Unione Europea. Quindi ecco che questo è un altro dei discorsi. Infine sull'importanza appunto degli aiuti umanitari, l'ha già detto l'ambasciatore, è vero che quelle cifre sono molto importanti, però appunto sono un po' gonfiate, se vogliamo, dal fatto che la maggior parte di quegli aiuti umanitari siano quelli destinati ai rifugiati siriani. Quindi in qualche modo non danno l'esatta fotografia, ma allo stesso tempo è vero che la Turchia da 10 anni a questa parte ha deciso di investire molto in quella che viene chiamata una diplomazia di nicchia, che è quella umanitaria, e sta portando avanti una strategia da questo punto di vista. Concludo sulle eventuali complementarietà o comunque sugli elementi che potrebbero aiutare Turchia e, da una parte, Unione Europea o Stati europei dall'altra. È ovvio che probabilmente bisognerà cercare di uscire un po' dalla retorica, da quegli attacchi continui a destra e a sinistra che, senza troppo capirlo, tante volte fanno anche l'interesse ancora della politica interna più che degli interessi strategici in contesti internazionali. Io penso per esempio a quello che sta succedendo adesso in Mozambico. Ecco che Mozambico potrebbe diventare effettivamente un'area di cooperazione. In Mozambico ci sono alcune speculazioni che presumono che l'Italia voglia chiedere appunto l'allargamento dell'operazione Atalanta, che tendenzialmente è concentrata sul Corno d'Africa, quindi a largo delle coste della Somalia, del Puntland, quindi contro la pirateria. Si voglia cercare in qualche modo di allargare la sfera di azione verso sud per preparare eventualmente, avere comunque un appoggio militare se dovesse peggiorare la situazione, come già sta succedendo a Capo Delgado, quindi ancora peggio. Però ecco che lì si sono lasciati i contratti russi e sudafricani. Forse in quel contesto lì Unione Europea e Turchia potrebbero in qualche modo collaborare per garantire maggiore sicurezza, proprio in virtù anche delle connessioni e del network che la Turchia ha, che tu hai richiamato prima, Valeria, sulla liberazione di Silvia Romano, ma che è un dato di fatto, ecco. Comunque non credo, ecco, per concludere, all'idea di espansione imperiale. Credo che quelle siano molto dichiarazioni molto che lasciano il tempo che trovano, e tante volte mediatiche, pop, ma senza un vero e proprio ritorno, ecco. Grazie Federico. Nel frattempo abbiamo raccolto altre domande che pongo a ciascuno dei relatori, insomma, che vuole rispondere. Una è in riferimento al passato coloniale italiano e al passato non coloniale turco, cioè quanto il passato d'Italia e Turchia abbia influenzato i rapporti in Africa. Un'altra domanda è più attuale, senza dubbio, ed è il peso politico ed economico della Turchia in Chad, soprattutto quali potrebbero essere i futuri sviluppi alla luce delle sfortunate vicissitudini dell'ultima ora, insomma, l'uccisione del presidente Deby. Un'altra domanda è riguardo i rapporti della Turchia in Africa, non solo con entità statuali, ma anche con organizzazioni multilaterali o regionali. Insomma, se esistono dei rapporti e di quale entità.
Non so se anche l'ambasciatore Rispondo io Manservisi. o vogliono, magari lascio l'ambasciatore Giovanni se vogliono intervenire sul Veronica, discorso, insomma. Sì, o anche come Veronica volete. sul discorso. Come volete, io sul passato coloniale devo dire lascio la risposta ad altri perché trovo che sia un dibattito che porta rapidamente off track. La Turchia ha un passato coloniale in Africa pesantissimo, però semplicemente diciamo così, la mediazione della conoscenza porta al passato coloniale recente, ma la presenza ottomana, se non è un passato coloniale quello, non saprei che cos'altro ecco, possa essere. Però diciamo così, mentre la Turchia, col lungo periodo kemalista, si è affrancata un po' da questa, come dire, da questo fardello, ecco, diciamo così, invece il resto dell'Occidente, Unione Europea, Stati membri, Italia, eccetera, pensano ancora di soffrirne. Ora è un dibattito in realtà, secondo me, abbastanza sterile, che preferisco lasciare a qualcun altro. Non mi pare che sia particolarmente rilevante per la questione della Turchia e dell'Italia in Africa. Il peso politico della Turchia in Chad è limitato, è molto limitato, non è così intenso come in Somalia, come in altri posti, come in Nord Africa, però è certo che siccome diciamo, gli scontri che hanno portato alla morte del presidente Deby sono, diciamo, fanno parte di quell'insieme di problemi che hanno una buona parte delle loro origini in Libia. Allora è ovvio che la presenza turca in Libia, politica, militare, insomma, se possiamo accettare di dire così per un momento, e anche e di investimenti avrà sicuramente una ripercussione in Chad, cioè il Sahel non va visto come dei paesi, va visto come un insieme, diciamo, permeabile. Quindi, diciamo così, se il peso specifico della Turchia in Chad non è sicuramente elevato, è però elevato in Libia e quindi può giocare un ruolo anche nel Sahel, in modo indiretto. I rapporti con le organizzazioni regionali sono parte dell'eccellente diplomazia turca in Africa. La Turchia ha lo statuto di osservatore all'Unione Africana, e quindi è presente, ha un ambasciatore, ha una presenza e partecipa alle varie riunioni ed è presente anche nell'organizzazione dell'Africa occidentale, con uno statuto a parte, non è ancora quello di osservatore, però dà un'attenzione molto forte a questi fenomeni di integrazione regionale perché capisce benissimo che hanno un valore economico, hanno un valore, diciamo, di pianificazione di infrastrutture su cui la Turchia è particolarmente attiva e sono comunque una realtà in cui spesso in maniera comunque confusa sa che occorre confrontarsi. Quindi, insomma, è una politica molto proattiva della Turchia nei confronti delle organizzazioni regionali, soprattutto dell'Unione Africana, che gli ha permesso peraltro di amplificare in maniera ancora più importante l'intervento in Somalia, dove la presenza dell'Unione Africana attraverso AMISOM e attraverso altre missioni è molto forte. Quindi questo è un po' Poi, se posso dire, sono interamente d'accordo su quello che ha detto Federico sul progetto imperiale della Turchia in Africa, è una fantasia. Cioè, nel senso, in generale è una roba che piace ai commentatori quando sono a corto di argomenti cominciare con il neo-ottomanesimo. Se voi fate questo discorso in qualsiasi parte africana della Turchia si mettono a ridere. E d'altra parte si mettono a ridere anche un po' i turchi stessi, perché in realtà, voglio dire, non è certo questo, è la credibilità del sistema Turchia, è la credibilità, diciamo, dell'efficacia turca e la credibilità un po' di questa terza via, effettivamente, no? Un piede in Europa e un piede fuori. E gli standard sono tutti europei. La qualità è tutta europea, perché è il risultato dell'unione doganale. Tutto quello che la Turchia fa sul piano economico è standard europeo. E questo per i paesi con cui si fa business è molto importante. È molto importante per diversificare il portafoglio, ma è molto importante anche per stare su dei piani di sicurezza che sono più forti che quelli di tanti altri, che non voglio mica sminuire, però insomma, ecco, per dare un po' la dimensione.
Cioè, giusto per dire due cose rispetto alle tre domande. Grazie ambasciatore. Se qualcun altro vuole intervenire, abbiamo ancora qualche minuto. Io magari aggiungo un paio di osservazioni e forse un paio di domande. Allora, per quanto riguarda i legami postcoloniali, certo che qualcosa resta, anche se l'Italia li ha coltivati meno di altri paesi, soprattutto ovviamente meno della Francia, abbiamo comunque un qualche tipo di legame maggiore con l'area del Corno, dove siamo stati presenti in epoca coloniale. Oggi però abbiamo spostato la nostra area di maggiore attenzione in questa fase verso il Sahel, che è stato citato prima, e lì viceversa il peso coloniale pesa al contrario, l'assenza coloniale e la presenza di qualcun altro, dei francesi. Mi risulta ad esempio che, non so se sia una lettura corretta, ma che la missione in Niger, in qualche modo italiana in Niger, sia stata un po' confinata dagli spazi che sono stati concessi dalla Francia alla presenza italiana lì. Specificamente non è stato permesso di operare nel nord del paese, dove si pensava che sarebbe avvenuto il dispiegamento dei nostri militari. Questo non so se quanto corrisponda ai fatti, ma è un possibile pesare dell'esperienza coloniale o dell'assenza di preesistenti legami. Invece volevo tornare su due questioni di cui hanno parlato Federica e l'ambasciatore. Allora, una è la questione della collaborazione tra Europa e Turchia, e qui per mia ignoranza, però mi chiedo se non ci sia, cioè ci sono anche dei nodi, non è un po' dire che gli interessi sono comuni, e mi sembra un po' generoso. Se non sbaglio, la questione delle migrazioni, che è una questione centrale per tutta per l'Europa e per l'Italia oggi nelle relazioni con l'Africa, per quanto ne so io, però ripeto, correggetemi se sbaglio, i migranti in Turchia sono principalmente non migranti africani, quindi la relazione Turchia-Africa non ha questa spinta all'esternalizzazione delle frontiere, alla gestione dei flussi, che è oggi un po' il cuore di tanta azione europea o degli europei, numero uno, quindi non è proprio un interesse comune. Numero due, la Turchia sappiamo che è un paese in una fase, diciamo, di involuzione democratica, sta un po' scivolando all'indietro, sì, e poi si può discutere di quanto, però qua c'è un tema di valori concreti, non astratti, cioè di spazio per i diritti civili e politici in paesi, nella Turchia e in altri paesi, rispetto ai quali spazio sempre più in Occidente ci stiamo preoccupando, perché ci sono una serie di paesi che spingono in direzione contraria a quelli che sono i nostri valori. E quindi quando parliamo, ad esempio, mi viene in mente ad esempio, per fare un inciso, la proposta di nuova strategia europea con l'Africa, quella pubblicata un anno fa da Bruxelles, no, che in modo molto netto dice: noi dobbiamo essere attore geopolitico, dobbiamo avere alleati africani per promuovere e difendere anche questi valori che sono in difficoltà. Difenderli cosa significa? Avere i paesi africani che ci appoggiano, che dialogano con noi, e che poi dovremmo appoggiare anche noi loro, ma insomma, trovare compromessi, però avere una platea più ampia di attori che difendono questi valori, ad esempio nelle Nazioni Unite o in altri consessi internazionali. Se la Turchia sta da un'altra parte rispetto a questi valori, allora non è che non abbiamo tutti questi interessi, cioè è un altro nodo da sciogliere che non è da ridere, capito? Lavorare assieme in Africa, se abbiamo idee diverse rispetto ai diritti civili, politici delle donne, non lo so, è chiaro, la Turchia è una, che io ripeto, conosco poco, è una bestia strana da questo punto di vista, molto ibrida, no? Si è già detto più volte, un po' europea e un po' no. L'ultima cosa che invece stacca completamente con questi temi, però alcune cose che avete detto prima, diciamo celebrando i successi turchi, l'ambasciatore prima diceva la capacità di fare sistema, ma in qualche modo esce naturalmente anche dal libro di Federico, dalle parole di Federico. Mentre lo ascoltavo, mi veniva in mente che quanto Federico anche nel suo libro dice: i turchi in realtà
non sanno niente di Africa, ma in senso scientifico. Cioè hanno prodotto poca ricerca, non hanno gente che se ne occupa, che la studia, non hanno pubblicazioni, non hanno centri di ricerca, d'accordo? Non la conoscono. E però ci sono buttati e adesso stiamo dicendo hanno pure avuto successo. Allora mi viene in mente, tornando a quegli anni prima, io ricordo di aver ascoltato una volta che l'ambasciatore, credo un incontro con imprese italiane a Milano, se ricordo bene, in cui lei faceva, ce ne sono tenuti un sacco, forse un po' più negli anni passati, anche quando l'Africa cresceva un po' meglio che adesso, in cui si diceva andate, andate, ci sono opportunità, e gli si spiegava insomma che insomma, gli si dava alcune coordinate. Uno dei temi che emergevano in questi incontri era, beh, insomma, il problema è che bisogna capire che cosa sono dei mercati per noi remoti, bisogna imparare ad affrontarli, a capirli, a conoscerli, tra l'altro con una serie di implicazioni aggiuntive, no? Noi abbiamo un tessuto imprenditoriale fatto di piccole imprese, mi viene in mente ad esempio, che spesso non hanno questi margini enormi per dedicarsi a studiare e capire i mercati africani, non possono dedicare 3 persone al Kenya e 2 al Ghana e quant'altro. E qua sembra che ci sia un paradosso, cioè questi sono riusciti ad avere successo senza conoscere l'Africa. Cioè, allora non serve? Punto di domanda. Però la lascio lì, nell'aria, perché è una cosa che si continua a dire, bisogna capirla, bisogna conoscerla meglio, siamo troppo distanti, e poi dopo ci giriamo, vediamo che questi hanno fatto bene, e forse è meglio non sapere niente, dobbiamo buttare a mare gli archivi di conoscenze e studi su paesi africani dall'inizio del Novecento in poi. Grazie Giovanni. Ambasciatore Manservisi, se vuole ribattere, soprattutto... Io posso dire, però vorrei anche che Veronica abbia il diritto a riprendere la parola. No, prego, ambasciatore, lei risponda, poi no, io... No, sulla migrazione effettivamente non abbiamo allo Stato in Africa degli interessi comuni, però voglio anche credere che l'interesse principale europeo non sia soltanto, e italiano non sia soltanto quello della migrazione, o comunque della migrazione come gestione dei flussi. Però se noi prendiamo invece come terreno quello che è un terreno che ci unisce tutti, e cioè quello di lavorare per il raggiungimento dei Sustainable Development Goals, va bene? Ad esempio acqua potabile dappertutto, crescita delle istituzioni dappertutto, pace, eccetera, eccetera. Beh, se noi la guardiamo da un punto di vista non da mettere prima tutto quanto a suo posto, cioè ognuno deve comprare le categorie dell'altro, ma se noi lo vediamo a partire dal terreno, cioè da quello poi che ci chiedono i nostri partner, sono convinto che tante cose si possono fare. D'altra parte, se prendiamo la Somalia, che cosa c'è da fare in Somalia? Quello che cosa diciamo che si deve fare in Somalia? Infrastrutture, gestione delle risorse, costruzione delle istituzioni, formazione dell'esercito. Lo stiamo facendo esattamente tanto europei e italiani quanto turchi. Allora, non c'è bisogno di mettersi prima d'accordo sul rispetto dei valori, né che io sappia l'intervento turco in Somalia ha mai imposto una qualche forma di trattamento delle donne o dei giovani che sia sottoposto a degli standard turchi, nel senso di quelli che non piacciono a noi. Quindi voglio dire, è vero che ovviamente tanti valori, però quello che io constato in maniera più ampia è che è più facile cominciare dalle definizioni che dividono. Siccome queste definizioni dividono, vediamo anche se si può arrivare a dei terreni comuni partendo dalle cose che diciamo fin dall'inizio essere comuni. E perciò che dico che molto spesso il terreno della cooperazione internazionale suggerisce delle forme inedite. E se noi avessimo costruito insieme l'esercito somalo, le strade in Somalia, che fanno solo le imprese turche, perché sono solo quelle che prendono i rischi, a questo punto noi avremmo forse un esercito somalo un po' più capace di combattere gli Shabab. Avremmo delle istituzioni più capaci di gestire il porto di Mogadiscio, l'aeroporto di Mogadiscio, entrambi gestite da società turche, peraltro, va bene. Voglio dire, ci sono queste cose qui in cui non è necessario arrivare fino a quello che ci divide, non bisogna nasconderlo, però credo che ci siano dei terreni in cui si possono fare un sacco di cose perché obiettivamente vogliamo la stessa cosa. Ecco, almeno in Somalia, almeno a Gibuti e forse anche in Etiopia, forse. Ecco. Cioè è questo che dicevo. Poi
come le imprese turche sono organizzate, qui voglio dire, io lo sappiamo, sono organizzate alla coreana, sono organizzate per grandi conglomerati industriali, in cui c'è la finanza, c'è la manifattura, ci sono i servizi, c'è la logistica. Va bene? È chiaro che se noi avessimo in Italia una capacità di fare il sistema in questo modo, certo che si potrebbe fare di più. Chiaro che le piccole e medie imprese italiane non potranno mai andare a costruire dei palazzi distrutti a Mogadiscio perché è lontano, perché non c'è nessuno gli dà una garanzia e perché è rischioso. Ecco, però diciamo così, non dico lavorare sotto un ombrello turco, però lavorare per creare delle sinergie si può pensare. Non è semplice, però si può pensare. Grazie. Concluderei con Veronica, che conosce veramente l'Africa dall'interno. Insomma, Veronica, un po' l'anello conclusivo di quanto ci siamo detti. Ma se posso aggiungere una cosa, vedevo che c'era questa domanda riguardo la presenza turca in Chad. Appunto, io forse a differenza di voi magari mi occupo di cose più piccole e più magari andando vicino alla vita reale delle persone, quindi magari queste sono le cose che posso raccontare un po' più facilmente. Comunque, per esempio, per quanto riguarda tutta la gestione della pandemia, a partire dall'anno scorso la Turchia ha fatto grossi interventi, grossi diciamo limitatamente al contesto per quanto riguarda il Chad, ha mandato aiuti proprio per la gestione pratica della pandemia, ha mandato ambulanza, ha mandato materiale medico, e tutto questo in parallelo con quello che dicevamo prima si innesta su una rete già esistente di cooperazione, penso appunto al punto di vista delle scuole, soprattutto per quanto riguarda a livello dell'agricoltura, quindi trasmettere questo tipo di expertise. E tra l'altro questo è stato molto molto ben recepito, e tutta, diciamo, anche sui social media la reazione a quanto è avvenuto durante la pandemia è stato comunque una forma di accettazione di quello che arriva dalla Turchia, perché, come dicevate appunto voi prima, arriva in una linea di continuità, quindi la pandemia, ma anche tutto quello che c'è stato prima, eccetera. E anche in questo contesto, diciamo, vengono raccontate sempre da chi ci vive, quindi poi si trova ad avere a che fare con il prodotto di queste politiche, anche le frizioni che ci sono state con l'Egitto sul territorio ciadiano, e diciamo di conseguenza quello che è successo in Libia. Quindi sono magari dei tasselli, però mettono un po' il punto di vista di chi ci si trova a vivere, quindi diventa un po' soggetto invece che oggetto di questo tipo di politiche. Grazie mille, io direi che possiamo chiudere qua, insomma. Posso aggiungere solo una cosa, Valeria? Sì, certo. Di concludere. Solo una cosa legata a quanto detto dal professor Carbone. Non vorrei che passasse il messaggio che il libro o comunque la ricerca presenti l'approccio turco in Africa come una storia unicamente di successo. Non è così, nel senso che ci sono molti elementi, molte evidenze che mostrano appunto quelli che sono i limiti, le debolezze dell'approccio turco. Il principale è il fatto che nonostante abbiano già avuto 15 anni non ci sia una vera e propria istituzionalizzazione della politica africana. Cioè, la politica turca in Africa oggi è essenzialmente legata ai circoli vicini alla presidenza. Quando parlo di circoli vicini alla presidenza parlo sia a livello di strategia, anche se non c'è una vera e propria strategia di politica estera, sia a livello economico-finanziario. Quindi ecco che questo è uno dei principali elementi di debolezza che mi porta anche a chiedermi, mi ha portato, adesso nelle prossime ricerche, a chiedermi cosa succederà il giorno che non dovesse più esserci l'HPP al potere. Cosa faranno i partiti? Come vedono i partiti di opposizione alla politica africana? Perché la prima risposta che mi sono sentito dare da alcune interviste, soprattutto dall'ala più nazionalista che al momento in Turchia sta acquisendo sempre più influenza all'interno del governo, è stata una risposta che tendenzialmente viene data dai movimenti di estrema destra europea, cioè ma perché andiamo a aiutarli? Perché andiamo in Africa? Dobbiamo prima aiutare i turchi. Quindi ci sono molti elementi che secondo me presentano appunto dei limiti e delle debolezze, tra cui quello del legato al rispetto dei diritti umani, dei diritti civili, agli standard democratici turchi e al fatto che non possano essere un modello come lo intendiamo noi per i paesi africani.
Ecco, solo questo e grazie di nuovo a tutti. Grazie Federico per la puntualizzazione e il chiarimento, insomma c'è tanta carne al fuoco, io insomma invito tutti gli ascoltatori ad acquistare il libro di Federico Donelli anche per approfondire la conoscenza e mettere insieme in modo più sistematico quanto ci siamo detti oggi pomeriggio. Vi saluto tutti, grazie Federico, grazie Veronica, Giovanni, ambasciatore Manservisi e vi auguro una buona serata. Grazie a voi, grazie. Complimenti. Grazie. Grazie.